fare. Per questo siamo bravi, lo sappiamo fare. Sì. Tanta gente, oltre 15.000 persone. Queste... Ma non saprei quantificare, qua c'è sempre un fiume di gente, un mare di gente. Ma questa è la festa. È la partecipazione dei cittadini che vengono a seguito alla manifestazione e si crea una cornice che è uno spettacolo. Questa è la festa, è la partecipazione popolare. Ricordiamo 30 anni, lei fa 30 anni che sì, portò la prima volta la Madonna di Porto Salvo. È vero, io quest'anno faccio 30 anni di presenza per questo progetto che mi ha riempito il cuore. Sono felice di aver fatto parte di questo progetto che nel tempo è cresciuto e sono gratificato solo per essere stato vicino e dare una mano a tutti gli altri che come me ci troviamo a fare questo. Ecco sindaco, una bella festa, ecco una festa riuscita, tanti fedeli accorsi oggi qui a Gioia Tauro. Beh, una bellissima festa che si ripete tutti gli anni ed è una Madonna molto sentita da parte della cittadinanza. Anche perché è la Madonna di Porto Salvo, quindi è rivolta ai marinai, ai pescatori. E c'è una bellissima tradizione che si è consolidata negli anni e questa fiumana umana di persone che si accalcano ad ogni festa della Madonna dimostra che è una santa molto sentita dai nostri concittadini. Poi ha tanta fede ecco, nei giovani portare la Vergine Maria in giro ecco, per le vie di Gioia Tauro. È stato meraviglioso portare la Vergine con il cuore ma anche con le braccia, con le mani di questi giovani che veramente dimostrano di avere un grande amore per la Madonna. E noi non possiamo non gridare tutti insieme Evviva Maria, perché questo ci viene dal cuore e ci viene da questa adesione viva alla Chiesa e alla Vergine Santa che ci è madre e ci accompagna.